Ok, allora buongiorno, buongiorno a tutti. In occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, oggi siamo qua con vero piacere insieme a Sante Bandirali, editore di Uovo Nero, traduttore e autore. E devo dire che come traduttore è stato anche premiato, ha vinto il premio Strega Ragazzi e Ragazze del 2020. Con un romanzo, Una per i Marfi, e poi ha vinto anche altri premi. Le sue traduzioni sono arrivati anche al premio Andersen, perciò editore ma anche traduttore. Poi abbiamo con noi Paola Malcangio, Buongiorno. responsabile del settore cultura, pari opportunità del comune di Sesto San Giovanni. Perciò buongiorno e grazie, grazie, grazie per aver accolto l'invito e per essere qua con noi. Buongiorno e grazie per l'invito. Partirei immediatamente ponendo un po' una questione assante, no? Nel senso che ci conosciamo per via della biblioteca e di quelle che sono le possibilità che devono dare le biblioteche sui territori. Perciò noi lavoriamo per rendere sempre più inclusivo il nostro lavoro, ma soprattutto grazie a dei prodotti che vengono, come dire, proposti da case editrici che hanno la consapevolezza dell'importanza del libro inclusivo. E di questo Uovo Nero mi sa che è abbastanza sul pezzo, vero Sante? Uovo Nero è nata proprio per questa ragione, cioè per pubblicare libri accessibili e inclusivi. È nata nel 2010 e siamo stati i primi editori in Italia a pubblicare libri in simboli con la nostra collana Pesci Parlanti, che ora resta la più storica collana. Prima c'era stato solo un esperimento, in realtà, ma durato pochissimo. Nasciamo proprio perché pensando a quei bambini che hanno difficoltà ad avvicinarsi al libro e a godere della bellezza dei libri e della lettura, abbiamo voluto sviluppare tramite i simboli della comunicazione aumentativa alternativa una collana di libri che permettesse loro di avvicinarsi al libro, di goderne, di poter capire quello che stanno leggendo e quindi libri pensati per allargare la fascia dei lettori. In realtà abbiamo scoperto poi che questi libri sono adattissimi a tutti i bambini che per qualche ragione ancora non sanno leggere, quindi bambini che sono ancora piccoli per poterlo fare, bambini che hanno qualche difficoltà a farlo per ragioni di neurodiversità, bambini che sono bambini, come purtroppo è anche in questi giorni tremendamente d'attualità, stranieri che sanno leggere nella loro lingua, magari, ma non sanno ancora leggere nell'italiano perché sono appena arrivati. Questi libri creano ponti, uniscono, permettono di essere condivisi, proprio perché lavoriamo sulla bellezza del libro e dell'illustrazione, di essere condivisi da tutti i bambini e per questa ragione diventano forti strumenti di inclusione. Intorno poi ai libri accessibili abbiamo costruito un progetto editoriale che voleva anche dare voce alla diversità, alle neurodiversità in particolare, proprio per presentarle come una risorsa e per diffondere una cultura della diversità, della neurodivergenza, non come qualcosa da guardare con diffidenza, con distacco, a volte con sospetto, con paura, ma come qualcosa che è una vera risorsa. Ormai lo sappiamo che molto spesso, particolari forme di genialità appartengono a persone che provengono proprio cioè che hanno un cervello neurodivergente, perché per esempio sono autistici, perché hanno dei disturbi dell'apprendimento, e che queste cose si conoscano permette di accettare meglio tutta la nostra società e quindi di costruire una società, dal nostro punto di vista, migliore, più consapevole e soprattutto più inclusiva. Quindi ecco, quando parli di inclusione, Uovo Nero, diciamo che si sente veramente a casa propria. Adesso io veramente includerei come dire, nella nostra chiacchiera la nostra Paola Malcangio, la nostra responsabile del settore cultura, perché ha letto un libro
di cui tu sei stato il traduttore, ma Uovo Nero è la casa editrice. Intelligenza artificiale e neurodivergenze. Buona chiacchiera. Grazie Francesco, grazie Sante. Io ho letto Mostraci chi sei, che è questo libro che esce domani, giusto? Di questa esce domani. Di questa autrice scozzese, Elle MacNicol, pronuncio giusto? Giusto, che è al suo secondo romanzo, perché già l'anno scorso la vostra casa editrice ha pubblicato Una specie di scintilla, che era il romanzo di esordio di questa autrice neurodivergente. La prima domanda che ti faccio intanto è: come avete conosciuto questa scrittrice e perché avete deciso di tradurla e pubblicarla? Certo. Il contatto con Elle MacNicol ce lo ha procurato la sua agente, che è una agente con cui lavoriamo da molti anni, e grazie alla quale abbiamo pubblicato altri libri molto importanti del nostro catalogo, e che, conoscendo questa nostra attenzione per la neurodivergenza, non appena ha avuto tra i suoi autori Elle MacNicol, ha pensato bene a Uovo Nero come casa editrice ideale per un'autrice di questo tipo. E, peraltro, in realtà, come a volte succede in editoria, si è creata una specie di incrocio per cui abbiamo altre parentele, diciamo. Siamo arrivati in contatto con Elle MacNicol anche da altre parti, perché la casa editrice che pubblica Elle MacNicol in Inghilterra è una casa editrice che a sua volta è molto simile a Uovo Nero, in quanto ha una particolare attenzione per la neurodivergenza e vuole dare voce alle persone neurodivergenti. Si chiama Nights Off, e per Nights Off collabora per esempio una autrice come Robin Stevens, che è una apprezzata giallista anche in Italia e che ha pubblicato con noi Il mistero del Guggenheim, il seguito del fortunato mistero del London Eye di Siobhan Dowd. Quindi è arrivato in questo modo, e abbiamo subito guardato con grande attenzione a questo libro, che era una specie di scintilla, il suo libro d'esordio, proprio perché Elle MacNicol è diventata scrittrice, è sempre stata una persona a cui piaceva raccontare storie fin da quando era piccola, è autistica, e crescendo si è resa conto di quanto poco rappresentati siano i personaggi autistici nella letteratura. Si è laureata con una tesi in scrittura creativa, una tesi sulla rappresentazione dei personaggi autistici nella letteratura, riscontrando una scarsa rappresentazione, ma soprattutto una rappresentazione un po' stereotipata, spesso fatta dall'esterno, da persone che conoscono poco l'autismo e magari ne evidenziano soltanto qualche aspetto di quelli più stereotipati. Da qui la sua decisione di diventare un'autrice e di inserire nei propri libri, al centro della narrazione, sempre anche la descrizione della neurodivergenza. Progetto che può essere anche abbastanza rischioso, perché rischia di condurre a quei libri a programma, a tema, che spesso costruiscono una storia fragile intorno a un messaggio forte che si vuole dare, con risultati spesso non molto interessanti. L'abilità di Elle MacNicol è stata invece, che mi ha molto sorpreso fin dal primo romanzo, è quella di costruire invece delle storie molto forti intorno a questi personaggi, dove è vero che abbiamo la possibilità di incontrare e di conoscere la neurodivergenza delle protagoniste, in entrambi i casi di questi libri sono due ragazze, ma le troviamo immerse in una storia forte che spesso ha anche dei risvolti etici particolarmente interessanti e importanti. È stato così nel caso di Una specie di scintilla, dove la protagonista, che si chiama Addy, dodicenne, vive in un villaggio vicino a Edimburgo, in Scozia, e viene a conoscenza del fatto che nel suo villaggio, secoli prima, delle donne sono state
processate come streghe e per questo condannate a morte da un tribunale che addirittura non aveva nemmeno il diritto di eseguire condanne a morte, ma sono state impiccate a un grande albero alle porte del paese perché riconosciute streghe. E quando lei si interroga su che cosa potesse significare essere streghe, perché queste donne venivano definite streghe, capisce che erano semplicemente persone bizzarre ai margini della società, probabilmente neurodivergenti, come la stessa protagonista e come l'autrice. E quindi decide di iniziare questa battaglia per avere un monumento, un memoriale da dedicare a queste donne ingiustamente condannate e ingiustamente uccise secoli prima, una sorta di risarcimento postumo della cittadinanza a questo crimine del passato. Inizia questa lotta contro buona parte del villaggio in un modo molto lucido e molto appassionato. Ecco, questo era quello che succedeva nel primo libro e anche nel secondo il tema etico è particolarmente forte. Esatto, ma anche la storia, infatti io ho trovato questo libro proprio anche interessante dal punto di vista della trama, perché si legge quasi come un giallo, Io stessa sono stata veramente attratta e ho dovuto finirlo perché volevo vedere come andava a finire. Allora, brevemente raccontiamo la storia senza dire troppo, così lasciamo ai lettori il piacere di scoprire la storia di Cora. Questo libro parla di Cora, una ragazzina quasi tredicenne, autistica, orfana di madre, con un fratello Gregor, impiegato in una azienda informatica che si chiama Il Melograno. Ha una festa data dai proprietari del Melograno, in particolare dal proprietario Magnus, si chiama, e dalla moglieria. Cora conosce il loro figlio Adrien, un ragazzino poco più grande di lei, credo, neurodivergente, ha una neurodivergenza differente da quella di Cora, ma i due ragazzi si trovano immediatamente, diventano amici e piano piano sviluppano Adrien, che è già molto consapevole e anche, come dire, si accetta la sua diversità e ne fa un vanto. Piano piano aiuta anche Cora a migliorare la sua consapevolezza, soprattutto nelle relazioni che Cora ha con le compagne di classe. Allora, Adrien, dobbiamo dire che è stato ritirato dalla scuola perché per i ragazzi neurodivergenti andare a scuola non è sempre così facile. Ci sono ancora oltre che dei pregiudizi, anche magari dei programmi che non li sostengono e quindi possono sembrare meno intelligenti di quelli che in realtà sono. Adrien è intelligentissimo come lo è Cora. Cora ha un sogno che è quello di diventare reporter del giornale della scuola, ma il pregiudizio nei suoi confronti la tiene fuori dalla redazione che il preside sta mettendo in piedi. Piano piano scopriamo che questa azienda, il Melograno, questa azienda informatica dove lavora Gregor, il fratello di Cora, sta lavorando a un progetto, a degli ologrammi che nel libro si chiamano Gram, che praticamente vanno a digitalizzare le persone, sia persone viventi e sia c'è cioè un progetto anche per digitalizzare persone defunte. Cora viene molto attenzionata dal Melograno perché la sua neurodiversità è ritenuta interessante, vogliono intervistarla. Il padre la mette in guardia, le dice di non farlo. Adrien stesso le dice di stare alla larga, dal Melograno. Non possiamo spoilerare che cosa succede. Succede un evento molto, molto forte, molto impattante che farà prendere una decisione a Cora. Sì, va bene, intervistatemi, io mi metto a vostra disposizione, ma lei ha un obiettivo preciso che non voglio svelare. Voglio tornare ai gramma, questi ologrammi. Allora, magari parlacene tu, chi sono questi Gram e quali sono gli obiettivi ufficiali del Melograno e poi magari andiamo a vedere
i problemi che Cora tira fuori mano a mano che viene intervistata dagli esperti del melograno. Gram sono, come hai detto tu, degli ologrammi. Ologrammi che rappresentano, che riproducono esattamente in modo molto fedele alla realtà delle persone reali, e che vengono supportati dall'intelligenza artificiale in modo da poter dialogare con gli esseri umani come se fossero delle persone vere. Il Gram è memorizzato su un chip. Questo chip, una volta messo in funzione attraverso un sistema di proiezioni dentro delle sale apposite, che vengono definite sale d'attesa, si materializzano su una poltrona e possono parlare con chiunque. Gli scopi del melograno, per poi tornare anche a descrivere il Gram, sono di due tipi. Uno è uno scopo molto ricreativo, che è quello di permettere a chiunque di passare del tempo, per esempio, col proprio divo del cinema preferito, riprodotto in ologramma. Quindi questo significa produrre l'ologramma del divo e a pagamento chiunque può dire: passo un'ora, non so, con Brad Pitt o con Angelina Jolie, una cosa di questo tipo, a contatto, senza avere la sensazione che si tratti semplicemente di un'illusione. Perché la ricostruzione anche della personalità dell'individuo attraverso queste interviste a cui facevi riferimento permette di avere un'illusione perfetta. L'altra finalità, che è quella un po' più inquietante, è quella di realizzare dei gram delle persone mentre sono vive, in modo che anche dopo la loro morte si potrà restare in compagnia del gram. Quindi non si sarà mai più costretti a dire addio ai propri cari, perché sarà sempre possibile avere un accesso al loro chip all'interno del melograma e passare del tempo con loro in una versione digitale. Quello che scopriamo nel libro, anche qui senza spoilerare troppo, è che questi gram, che all'inizio sembrano perfettamente identici e fedeli agli originali, possono in realtà essere manipolati. E in che modo e come manipolarli è uno degli elementi del libro che suscitano molto l'attenzione di Cora, la sua curiosità e a un certo punto anche tutta una serie di riflessioni, di reazioni a alcune scoperte che lei farà, che indirizzano poi la trama del libro anche in una maniera molto, molto imprevedibile rispetto a quello che era all'inizio. Cora è molto affascinata da questi gram, perché lei che ha perso la madre, vede la madre che purtroppo non è potuta diventare un gram, in quanto non si è sottoposta alle interviste e al processo di realizzazione dell'ologramma, però lei dice: se lo avesse fatto, io avrei potuto passare del tempo ancora con lei, anche se lei è morta per una malattia un anno fa. E quindi è estremamente affascinata da questo. Lo è ancora di più perché nell'Istituto Melograno la direttrice scientifica, l'ingegner Gold, è un personaggio molto affascinante, molto accattivante, molto intrigante, che si presenta un po' come la madre ideale per Cora, e lei ne rimane quasi soggiogata all'inizio. Quindi a sua volta il fascino dei Gram e il fascino della loro creatrice hanno un'attrattiva veramente straordinaria per Cora. Allora, hai detto prima che questi gram potranno riprodurre delle persone che non ci sono più. Quindi la speranza sia del melograno, ma anche delle persone normali, è quella di poter in qualche modo vincere la morte, andare oltre e poter rimanere sempre in contatto con i loro cari, anche se in questo caso parliamo di un'illusione, però è un'illusione che potrebbe aiutare a sopportare anche a superare il dolore.
Nel libro però quello che viene fuori dall'esperienza di Cora è, ma noi vogliamo veramente superare il dolore? O il dolore è un passaggio obbligato della nostra vita? La nostra vita è fatta di felicità, è fatta di dolore, è fatta di neurodivergenze, è fatta di diversità, è fatta di ricchezza. Quindi perché puntiamo sempre a un modello unico? A un modello unico, a qualche cosa che parli solo di persone perfette, magari come quelle che noi stessi ogni giorno vediamo sui social, perché i modelli che ci propongono, questi nuovi media sono persone molto belle, molto perfette. Sembra che non vivano momenti di tristezza o di malattia. E quindi vogliamo sempre ambire a qualche cosa di diverso da noi. E in realtà questo libro ci dà degli elementi per fare proprio questa riflessione. Siamo così sicuri di voler essere diversi da quello che siamo? E siamo così sicuri di volere una vita senza dolore, una vita perfetta? Perché poi la perfezione è qualcosa che non è reale, giusto? Questo è un po' il ragionamento che piano piano Cora, di cui piano piano Cora diventa consapevole, giusto? Sì, tutta la riflessione sulla perfezione, su che cosa sia la perfezione, peraltro, perché a volte sono gli altri che pensano che qualcosa sia sbagliato. Nel caso di Cora e di Adrien, è spesso negli occhi degli altri la perfezione, che ci sia qualcosa che non funziona in loro. Già nella scuola, tu prima facevi riferimento al fatto che Adrian studia a casa, è stato ritirato da scuola, è una famiglia facoltosa, ha la possibilità di dargli un istitutore e quindi lui sta studiando da solo con questo istitutore in un'educazione privata. Perché? Perché scuola, oltre a la scuola, oltre a non essere preparata spesso ad avere a che fare con persone neurodivergenti, a volte non riesce nemmeno ad arginare quei fenomeni di bullismo che sono molto presenti e che sono presenti nei ragazzi, ma come vediamo nel libro, a volte sono presenti anche negli adulti, anche negli insegnanti, che non sanno capire e a volte prendono di mira dei ragazzi o delle ragazze solo perché diversi in qualche modo. Cora, per esempio, non riesce ad avere quel posto da redattrice perché il suo insegnante teme che lei non sia in grado di gestire socialmente il suo ruolo di redattrice. E lei ci resta malissimo in questa cosa. Quindi abbiamo da un lato questo contrasto tra lei che sì, va a scuola, ma deve subire le prepotenze delle compagne di classe, dell'insegnante. Quindi presa veramente tra i fuochi. Adrian se ne sta bene per conto suo a casa, perdendo però tutta una serie di occasioni di socialità, e quindi dove guadagna, in realtà questo guadagno viene compensato con tante altre perdite. E il loro incontro è molto significativo perché Cora è quasi sorpresa di trovarsi così in sintonia con una persona appena conosciuta, perché tra loro l'idillio è veramente istantaneo, Immediato. quindi è immediato. E Adrian le risponde: certo, ma perché noi siamo un po' la stessa cosa. Adesso da qualche anno, dal DSM-5, si parla per l'appunto di neurodivergenza come termine ombrello, sotto cui rientra l'autismo, la DHD, che è quello di Adrien, i disturbi dell'apprendimento e altre cose che venivano considerate patologie prima. Il libro ci fa molto riflettere su questa cosa della perfezione e lo vediamo e vediamo che cosa è perfetto, che cosa non è molto soggettivo. Abbiamo molte posizioni diverse tra vari personaggi del libro su che cosa debba essere la perfezione, perché non sempre quello che è perfetto per una persona lo è anche per un'altra. E sarà proprio questo che scatenerà molte delle decisioni anche difficili, anche molto scomode e anche
diciamo, di lotta che Cora si troverà costretta a prendere a un certo punto del libro, dopo aver fatto quelle scelte che all'inizio sembravano. Adesso sto cercando di non spoilerare troppo, quindi resto molto vago. Dopo aver fatto quelle scelte che all'inizio sembravano quasi naturali e semplici, ma che poi hanno costato particolare riflessione e anche lo scontro con il padre, per esempio. Esatto. A me ha colpito molto una frase del libro sulla consapevolezza di Cora della sua neurodiversità, ma soprattutto sull'accettazione. Cora si piace. Infatti, volevo leggere questo punto. Lei, mentre fa le interviste al Melograno, le vengono chieste proprio delle cose relative al funzionamento del suo cervello, come se appunto fosse un animale da studiare, e lei a un certo punto dice: mi viene sempre da ridere quando la gente dice sì, te stessa, non se ne rendono conto neanche lontanamente. Mi piace il modo in cui funziona il mio cervello. Ma quando entri in una stanza piena di persone che non sono come te e che non sapranno mai come ci si sente a essere te, c'è qualcosa che ti fa crollare. Ci vorrebbe troppo tempo per spiegarglielo, sempre che a loro interessi saperlo. Quindi da una parte c'è Cora e anche Adrien che si accettano e si piacciono addirittura, dall'altra parte la grandissima difficoltà a convincere le persone di questo, perché le persone vedono sempre le neurodivergenze come un difetto, qualcosa da sanare. Che cosa si può fare? Cioè, ognuno di noi, piano piano, noi magari anche con il nostro Dipartimento delle Pari Opportunità, voi con la vostra casa editrice. Dobbiamo andare veramente nella direzione di mettere insieme, di far dialogare, su un modello di perfezione. Forse va proprio eliminata la parola perfezione, perché è un qualche cosa in cui nessuno riesce, in cui nessuno si dovrebbe riconoscere. Che cosa può fare ognuno di noi per aiutare le persone a apprezzarsi, indipendentemente dalle loro diversità? Sì, la cosa curiosa è che nel libro proprio quelle persone che parlano di perfezione sono quelle forse più imperfette di tutte, perché sono quelle che commettono delle azioni assolutamente riprovevoli, Come il padre di ignobili, Adrien, come il Gold, padre di l'ingegnere Adrien, Gold. che non ha mai accettato la neurodivergenza del figlio e l'ha sempre considerata qualcosa di cui o vergognarsi, da un lato, tant'è che alla famosa festa che vediamo all'inizio del libro, Adrien, anche se è il suo compleanno, è la sua festa di compleanno, ma lui non partecipa, è in giardino da solo. E questo un po' perché lui con questi adulti non si trova, ma proprio perché non si trova con il padre, che tende in qualche modo a tenerlo nascosto e a non rivelare al mondo com'è suo figlio e quindi la sua neurodivergenza. E quindi sì, questa perfezione sappiamo benissimo che non esiste, sappiamo benissimo che siamo tutti diversi. Troppo spesso si va invece a cercare una sorta di norma, di perfezione, di qualcosa a cui ci si dovrebbe uniformare, guardando chi ne sta al di fuori come il diverso, e quindi qualcuno da rendere oggetto di beffe, a volte di violenza addirittura. Io credo che quello che tutti noi possiamo fare e che fanno benissimo libri come questi è proprio mostrare questo, quanto siamo tutti imperfetti e soprattutto quanto siamo tutti gli uni diversi dagli altri. Anche nel caso dell'autismo, adesso da tempo si parla di autismi e una delle più classiche citazioni è che è di una persona di cui non ricordo il nome, che dice: quando hai conosciuto un autistico, hai conosciuto una persona autistica. Ne conoscerai un'altra e sarà diversa, perché anche tutte le persone autistiche sono diverse. Noi a volte ci sforziamo di categorizzare per ragioni di praticità, però non dobbiamo mai Esatto. dimenticare di avere davanti individui, che per questa ragione sono tutti diversi. Il libro pone molto forte questo
dilemma etico di questa sorta di eugenetica digitale che in qualche modo viene permessa a chi si trova ad avere in mano uno strumento così forte come quello dei Gram. È possibile tenere la persona così com'era veramente nella realtà, oppure possiamo modificarla e cercare di renderla, tra virgolette, perfetta? Ecco, questo è un grosso dilemma a cui Cora a un certo punto si trova di fronte, e che la fa per l'appunto mettere in discussione tutta una serie di sue convinzioni che aveva in precedenza. Con grande dolore anche, perché si è poi combattuti, no? Di fronte alla possibilità di magari vedersi in maniera diversa o vedere una persona cara anche se migliorata in un certo senso. Io voglio quella persona che era, o comunque la voglio vedere, perché voglio diminuire il dolore che mi procura la sua assenza. Davvero sono cose su cui ho riflettuto molto anche io. Come ripeto, il libro mi è piaciuto molto, lo terremo nella nostra biblioteca dei ragazzi. Il libro è questo, Mostraci chi sei, esce domani. E volevo che Sante ricordasse anche un appuntamento a Milano importante, giusto, con l'autrice, proprio nella giornata della consapevolezza dell'autismo. Il 2 aprile, sabato, dalle 10 in poi, ci sarà un evento intitolato Arte Divergente al Teatro Carcano, organizzato da Divergo in collaborazione con Spazio Nautilus e con la nostra casa editrice, nella quale ci saranno si parlerà di autismo visto attraverso la creatività delle persone autistiche, e ci sarà un'esposizione di quadri di Resci, una pittrice neurodivergente, un'esibizione di danza di Red Free Kay, che è, oltre che una danzatrice, un attivista dei diritti delle persone autistiche, e per concludere Elle McNichol, in collegamento video da Londra, presenterà insieme a me questo libro, Mostraci chi sei. Perfetto, allora aspettiamo di vederla magari, e ascoltare anche dalla sua voce un commento, il suo racconto su questo libro e sull'importanza che questo libro può avere per i ragazzi che potranno riconoscersi nei personaggi di questo libro. Il potere della lettura è quello di conoscere se stessi, ma anche riconoscersi nelle storie, no? L'identificazione tra il lettore e uno dei personaggi è proprio uno di quei meccanismi che poi fa funzionare il libro, e anche i ragazzi neurodivergenti potranno adesso vedersi rappresentati nei libri di Elle McNichol. Quindi intanto ti ringrazio molto, Sante, e speriamo poi di poter conoscere altri libri, altri romanzi della vostra casa editrice, e poter fare degli approfondimenti sui vostri libri, appunto, inclusivi, perché interessano molto, vero Francesco, per la nostra biblioteca e per tutto il lavoro che facciamo con le scuole di Sesto San Giovanni. Assolutamente, infatti il prossimo passo è invitare Sante in uno dal live, dal vivo, finalmente, in una delle occasioni che di solito proponiamo alle scuole. Volevo dire che è stato emozionante perché mi sono ritrovato un po' da bambino quando guardavo Guerre Stellari, Star Wars, e pensavo agli ologrammi raccontati adesso quasi reali. Mi avete emozionato. E poi è interessante il pezzo della normalità e della che effettivamente non quelle normalità che tutti cerchiamo a volte sono una trappola per chi poi critica in maniera non consapevole le azioni che fanno le persone. Perciò anche sulla normalità c'è da fare delle riflessioni. Io farei l'ultimo giro, saluti, conclusioni, e poi veramente alla prossima.
grazie. Grazie. Prossimamente spero veramente di vederci dal vivo perché sarebbe molto bello. Vi ringrazio molto, grazie Paola e grazie Francesco per questo incontro. E vi dico che Ellen MacNicol ha già pubblicato un altro libro in Inghilterra che uscirà l'anno prossimo in Ah, Italia, fantastico, fantastico. sempre Bene, per bene. l'uovo nero. Perfetto, Grazie. allora iniziamo a goderci questo e poi aspettiamo allora il terzo romanzo di Elle MacNicol. Grazie, grazie ancora Sante, a Grazie, presto. grazie a voi, a presto.